Uno dei temi toccati in questa quarantena è stato sicuramente il tema della libertà. Ebbene, ho deciso di trattare questo argomento tramite il lavoro di Jean Starobinsky, che è stato un medico psichiatrica e storico della letteratura svizzero. Tra i vari suoi lavori che riguardano l'arte, ce n'è uno che riguarda il XVIII secolo, cioè il 1700, dove vengono trattati, oltre appunto tutta l'arte del secolo, i termini quali gusto, bello, piacere, malinconia, volontà e certamente libertà. Conoscere questi temi significa conoscere gran parte dell'essere umano e nel Settecento verranno in qualche modo conosciuti, elaborati, sofisticati. Basti pensare che un secolo dopo la psicoanalisi li riprenderà per studiare il benessere umano. Starobinsky ce li racconta, secondo me, in un modo sublime e quindi ho deciso di portare questo suo testo che si intitola La scoperta della libertà. E quindi tra la fine del barocco, che era iniziato nel 1600, e poi l'instaurarsi del neoclassicismo, che inizia alla fine del 700, che i termini bello, sublime, piacere e melanconia si affermano fortemente. È chiaro che i nobili di allora cercano di soddisfare il loro gusto tramite l'arte. Importante è anche poi il rapporto con la natura. Infatti sorgono dei giardini, giardino francese o giardino all'italiana. C'è anche un certo tipo di rapporto diverso con lo spazio che vedremo poi. Quindi questa ricerca spasmodica del piacere, che delle volte passa anche tramite la melanconia, si arriverà poi, verso la fine del secolo, a quello che Starobinsky definisce atteggiamento volitivo e che conferisce e conferirà al mondo un nuovo stile. Comunque nel Settecento si scorge tutta la fisionomia ancora dell'Ottocento e del Novecento. Il Settecento ha inoltre un protagonista, che è il borghese, che cerca di emanciparsi dal popolo per affermarsi quasi come un nobile. Quest'ultimo, che vive nel lusso, nello sfarzo, cerca di tutto pur di evitare la noia. Centrale è la ricerca del piacere, questa spasmodica ricerca del piacere. Il borghese si contrappone quindi a questo lusso e a questa figura del nobile, che però è l'unico che ha il tempo e i mezzi per riuscire a fare musica, arte, letteratura e riuscire a entrare quindi nello sviluppo del pensiero umano, interrogandosi anche su quale sia la funzione dell'arte. Ed è proprio da questa domanda che parte il lavoro anche di Starobinsky. Il suo è un lavoro che cerca di decifrare il complesso rapporto tra un'arte che definisce essere in via di liberazione, in cui predomina molto ancora il principio di piacere, quindi, e invece poi l'arrivare a quell'esigenza critica che cerca di comprenderla, guidarla e ispirarla. Mitizzato come un secolo in cui c'è della frivolezza, delle feste, il libertinaggio, un paradiso in terra per i nobili, il Settecento non si esaurisce tutto qui. È anche un secolo in cui nasce il concetto moderno di storia, e in cui nasce anche un'idea proprio di estetica, apposta perché il gusto divenne motivo quasi di oggetto di studio sostanzialmente. Nell'Ottocento guarderà questo secolo come una decadenza morale, un secolo molto più austero. È un secolo che pone il bello e il sublime come il fine della realizzazione dell'uomo. Pensatori come Diderot, nel saggio sulla pittura, diranno che le menti di allora cercavano di definire cos'era di ricercare il piacere, definire cos'era il gusto e definire cos'era il genio. Allora, che cos'era il genio? Il genio era colui capace di creare una immagine nella quale si possono identificare attraverso la loro vita gli artisti seguenti. Gli spiriti inseguono il piacere, inseguono la libertà e si passerà poi da ricercarla negli oggetti esteriori invece nella libera associazione delle idee. Quindi da un qualcosa che è esterno invece a un qualcosa che è interno, rendendo così l'uomo meno schiavo degli oggetti esteriori e quindi molto più libero. Riuscire ad avere un approccio critico significa riuscire ad aprirsi alla ragione e tramite la ragione conoscere realmente il mondo. Il nobile del Settecento non è estraneo del tutto alla libertà. Il suo modo di riuscire a fare arte, l'arte assolve una funzione psicologica in cui predomina sì l'intensità della passione, ma l'opera si definisce per l'effetto soggettivo che ha sull'individuo e
che nel Settecento ha un compito ben preciso, quello di sottrarre l'animo all'oziosità, provocare un attimo di effervescenza emotiva grazie alle immagini. Ecco spiegato perché nel barocco ogni spazio deve essere riempito e l'occhio viene guidato tra un oggetto e l'altro, tra un colpo di pennello e l'altro, in modo che non ci sia mai uno spazio vuoto e mai si ricada nella noia. Libertà o morte? Questo è uno dei motti che si sente di più nel Settecento. D'epoca considerata frivola, in cui prevale questa invenzione decorativa che riempie gli spazi, in cui le chiese sono decorate, come avete visto nelle immagini precedenti, non solo per un motivo estetico, ma anche, come sempre, per affermare il potere di chi governa, e in questo caso anche della Chiesa Cattolica, ma anche un secolo ricco di rivoluzioni. L'esigenza libertaria non sarebbe così sentita in modo così acuto se l'attentato alla libertà non fosse ovunque così tanto palese, non solo dall'ostentazione dei nobili con questa forma d'arte, ma anche per la cecità dei governanti, perché i borghesi, anche il popolo, si sentono oppressi dal loro potere. L'estrema libertà dei nobili, quindi di pochi, attenta alla libertà di molti. È un periodo in cui ci troviamo tra la fine dell'antico regime, cito testualmente, alla fine del Settecento, l'inizio dell'Olocausto napoleonico. Ed è in questo secolo che nel sangue nasce l'idea di nazione. Per citare Rousseau, che cita anche Starobinsky, l'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene. Il problema è trovare, come sempre, un sistema sociale in cui l'esigenza di ordine e quello della libertà non cozzino tra di loro. La soluzione, dice Rousseau, sarebbe considerata quindi un'arte sociale. È arte ogni metodo che tenta, dice, di perfezionare ogni dato naturale al fine di introdurvi sì più ordine, ma anche maggior piacere e una più alta utilità. Lo statuto degli uomini e anche lo statuto dell'arte in sé subisce una trasformazione maggiore attraverso le rivendicazioni degli artisti e i tentativi dell'estetica, che è appunto un'invenzione di questo secolo, che si serve dell'arte al fine di sviluppare una coscienza libera. L'opera d'arte di per sé è l'atto di una coscienza libera. Un concetto ancora molto difficile da applicare questo, dove ancora esiste un rapporto tra padrone, tra committente e artista. È anche forma per gli artisti, questo di avere un committente anche di sopravvivenza, è chiaro. Ma è anche vero che viene concepito il modo di fare arte come il primo e unico atto di libertà. Starobinsky poi spiega che questo, lui lo chiama ripiegamento nell'interiorità dell'uomo, è perché molto spesso la libertà viene sconfitta sui campi di battaglia e di conseguenza questa interiorizzazione dell'uomo rimanda a un rifuggire la realtà brutta, una realtà fatta di violenza, per invece andare a soddisfare i bisogni dell'animo, sia riversandoli nel proprio interiore e sia esprimendosi nelle varie forme artistiche. Bisogna però fare attenzione: l'arte, appunto, è fatta da un committente ed è colui che ha potere e ricchezza. La vita quindi delle forme è inseparabile dall'intenzione del committente, che ancora sono legate chiaramente alle sue intenzioni e ovviamente al contesto psichico, sociale e politico dell'epoca. È ancora presto per definire l'arte libera ed è comunque un rapporto necessario quello tra committente e quello tra artista, anche professionalmente, perché uno sa fare quello che l'altro non sa fare. Ma questo è in questo momento intrecciato, quindi l'artista è intrecciato con le intenzioni del suo committente.
E questo committente, che appunto è il nobile, è una persona che comunque è abbastanza istruita, che si avvicina alla bellezza, e mentre il borghese più avanti cercherà di imitare questo nobile, che però dietro sia invidierà sia disprezzerà, perché il nobile è inserito in un lusso sfarzoso, è molto ricco, costruisce interni di palazzi, fa le feste. Versailles diventa la moda del mondo, quasi il centro del mondo, no? E il nobile si fa sostanzialmente decorare, crea le decorazioni sia all'interno sia all'esterno anche di casa sua. Voltaire diceva: il nobile, il ricco, è nato per spendere assai. Ed è proprio in questa epoca che comincia a intravedersi la società dei consumi, che adesso è diventata su larga scala. E che allora cominciava quantomeno ad abbozzarsi, perché gli oggetti, anche decorativi, servivano appunto in qualche modo per essere visti, per essere goduti, ma poi per essere quasi subito dopo buttati. Viene da pensare un po' alle cineserie, cioè quel tipo di decorazione che riprende dei temi esotici, dove l'esotico è il cinese, e soprattutto i vasi, i piccoli vasi, le zuccheriere. Le tazzine riescono a stare anche in uno spazio dove prima invece non dico che c'era il vuoto, ma non era riempito in qualche modo. Ebbene, queste cineserie non entrano solo come arazzi e come decorazioni, ma anche come oggetti che vanno a riempire tutto lo spazio attorno. Tipico stile, insomma, di quest'epoca. Il barocco nasce a Roma ed è riconoscibile per l'uso bizzarro che ha delle forme e delle linee. È un'arte ricca di decorazioni e volutamente al di fuori dei canoni precedenti dell'armonia e delle proporzioni. Mentre lo stile rococò, rocaille, nasce a Parigi ed è uno stile che nasce per essere decorativo. Si chiama rocaille perché venivano usate pietre e conchiglie. Per abbellire appunto le varie opere e anche i vari palazzi. Lo stile rocaille rappresenta un po' la possibilità di diletto e di questa vita leggera che i nobili conducevano. È un po' il simbolo dell'aristocrazia. È concepito come pura energia in atto. Mostra lo sfarzo, mostra la ricchezza, il messaggio che manda non è solo un potere dell'aristocrazia, ma è proprio il segno di questa vita all'insegna del piacere, del lusso che i nobili appunto conducevano. Nello scritto di William Hogarth, Analisi della bellezza, il ricorso alla linea sinuosa doveva essere la condizione per poter avere un'unità di misura e definire che cosa era grazia e che cosa era bellezza. Appunto, i dipinti e le opere dovevano in sé essere sì riempiti, ma tra di loro anche essere sinuosi. Ciò che piaceva era la complessità delle forme, capace quindi di guidare l'occhio a una sorta di inseguimento in ciò che era presente nel dipinto o nella scultura, perché così il nobile avrebbe fuggito la noia. Come avete visto, e mi riferisco in particolare all'ultima immagine, quella della facciata del palazzo a Valencia, ogni spazio è riempito. Le curve nei dipinti e nelle sculture sono tra di loro sì sinuose, ma ogni spazio ha qualcosa all'interno, come se lo spazio potesse contenere altro spazio che a sua volta è di a riempire.
L'occhio non si deve mai staccare, deve esserci sempre un'emozione continua. E in particolar modo, oltre ad attestare per il nobile il proprio potere, è anche forma questa, come abbiamo visto, di diletto e di rappresentazione del suo fasto, del suo lusso, del suo potere. In particolar modo, la facciata a Valencia è un volume pieno, come se si potesse definire quasi una pienezza voluminosa in qualche modo. Ecco, questo stile, il barocco e il rococò, non sono gli unici del secolo e verranno anche in qualche modo, se non osteggiati, quantomeno forse criticati, ma in qualche particolar modo stimolarono comunque la riflessione. In particolare Montesquieu, nel suo Saggio sul gusto, dirà una cosa fondamentale. Non basta presentare all'anima molte cose, ma bisogna farlo in modo ordinato affinché ne possa usufruire, ne possa fruire. Quindi, se nelle cose è bene la varietà, allo stesso tempo è valido anche l'ordine, che permette così una vera fruizione dell'opera d'arte e delle diverse cose del mondo. La varietà, quindi, alla fine, deve essere leggibile. Nessuna epoca come il Settecento fu così cosciente del carattere convenzionale dei suoi gusti, così curiosa dei mutamenti e delle sfaccettature dell'esperienza. Alcuni pensatori spregiudicati pensano che l'uomo sia artefice della propria storia e costruttore dei propri valori. Tutto ciò che lo circonda può cambiare con un atto della sua volontà. Ed è questa scoperta che fa sì che tutto cambi. In questo secolo il piacere diventa sia oggetto di meditazione seria, sia come la conseguenza di esperienze frivole. Si rompe il legame con la tradizione precedente che voleva il piacere come una conseguenza di aver compiuto un'azione virtuosa. Adesso il piacere viene prima, la ragione viene dopo. Un contrasto quindi si instaura tra ragione e sentimento, tra piacere e giudizio, che può essere superato solo dalla cosiddetta teoria della bellezza complessa. Questa descriverebbe una precisa armonia che si instaurerebbe tra l'ordine delle cose e il fatto che possa accettare dentro di sé tutta la serie di sfumature che dall'esperienza derivino, e queste sfumature, queste accentuazioni servirebbero in qualche modo a risvegliare i sensi. Ordine e varietà sono le due qualità che riescono sia a risvegliare i sensi sia ad attivare la ragione. Il giudizio in sé darebbe la simmetria, la chiarezza, l'esempio. Il piacere risvegliato dagli ornamenti, da ciò che è bizzarro, da ciò che è alternativo. Ma è doveroso sottolineare che nel Settecento non si vive di piacere, ma si vive pensando al piacere, due cose diverse. Il nobile è cambiato perché non deve più compiere azioni o essere l'esempio di ciò che è virtuoso. Si richiude nel castello, nel palazzo, nel piacere e diventa quindi un voluttuoso. Il piacere per lui è l'unico scopo dell'esistenza e quando ciò diventa in essere cade tutta la struttura spirituale precedente. Il privilegio quindi diventa abuso. La razza e il sangue testuale, diventano dei miti e superstizioni. Il mito della regalità si spegne e si brucia. Il borghese invece questo problema non ce l'ha, lui non ha alcun dovere verso la terra, verso in sé le strutture spirituali, lui no, ha il principio di piacere e ritiene che il piacere sia appunto quel principio per cui l'uomo tende alle ricchezze del mondo. Quindi per lui il piacere non è un residuo del potere, come lo è invece per il nobile. Non è frutto di azioni virtuose, è ciò che regola l'esistenza. È qui che inizia una nuova concezione della vita umana che sostanzialmente dura anche oggi. Il principio di piacere diventa dominante. Esso diventa anche l'unità di misura di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. Quello del nobile e del borghese sono quindi due tipi di piaceri diversi, però. Quello del nobile è al crepuscolo, non è più fonte di erudizione, e per il borghese invece il piacere invece è l'ottimismo, l'epoca della borghesia è agli inizi, è l'aurora dell'ascesa della figura del borghese.
Per i nobili invece il piacere è quasi il nulla, è una ricerca quasi per non essere annoiati, oltre che comunque una meditazione su ciò che piace e ciò che non piace. Il piacere per il borghese quindi diventa la speranza di un mondo che vive invece, cito testualmente, secondo natura, secondo ragione e quindi gli permetterà in qualche modo di uscire da certe superstizioni, ribellarsi alla nobiltà ed affermare invece un sistema sociale diverso in cui il borghese diventa il protagonista. Il quadro piace a una sola condizione, che rappresenti il piacere. Così i momenti felici diventano il tema principale della pittura, che dovrebbero far suscitare nello spettatore sentimenti piacevoli. Ed ecco allora un insieme di scene che rappresentano i contemporanei di allora, ricchi di abiti sfarzosi, di acconciature caratteristiche, presentati o nei salotti oppure nelle piazze dove si riunivano. Scene idilliache, momenti rappresentati, momenti felici. Sembra quasi che a guardare questi quadri ci si scordi che in realtà si sta dipingendo per i ricchi. Contemporaneo che vive questo periodo artistico crede di decidere, in realtà sta seguendo la moda. Segue le forme che vengono decise dai pittori, che a loro volta sono commissionate dai ricchi. Il pittore, dal canto suo, vorrebbe inventare, ma la preoccupazione di piacere gli impedisce di dipingere in assoluta libertà. Quando si accorge di non essere totalmente libero, il pittore si irrita. E da qui si sviluppa una specie di compromesso. La mano del pittore è libera nei limiti in cui il gusto del pubblico glielo concede. Certo, un pubblico di libertini è inteso e propenso a dare slancio alla libertà degli artisti. In realtà il pubblico vuole vedere nei dipinti delle scene ben precise. Ecco che allora l'arte e la libertà viene confinata al gusto del pubblico che chiede di dipingere delle scene. Il pittore è uno dei tanti fornitori del piacere dei nobili, così come il parrucchiere, la cuoca o la ballerina. Quindi è una figura che diventa umiliata e, da pittore libero, capace di raggruppare le varie forme del mondo, diventa artigiano. L'unica difesa che ha, visto che non si può emancipare né ribellare a questo, è riuscire a cercare l'appoggio di filosofi e conoscitori d'arte. La libertà del pittore non ha altro modo di esercitarsi se non facendo sorgere delle figure capaci di trattenere l'attenzione di un pubblico che è in cerca di emozioni fino allora sconosciute e anche di un piccante rinnovamento. Piccanti perché l'amatore cerca di ravvivare il piacere nelle esperienze bizzarre o anche sadi, che sono gli anni del Marchese de Sade. Fuggire continuamente la noia per cercare il piacere.
È qui che comincia a sperimentarsi quello che è chiamato l'esotismo del male, cioè il trasformare il dolore in voluttà, in piacere. Alla fine del secolo, con la crisi rivoluzionaria e l'affermazione appunto della rivoluzione francese, il cui motto è libertà, uguaglianza e fratellanza, quindi la libertà è il primo, il piacere non risiede più nell'amore facile o nelle esperienze libertine, ma in quella volontà ribelle che sfida temerariamente il destino. Ed è qui che anche si sviluppa la corrente artistica dello Sturm und Drang, dove praticamente l'uomo sfida la natura, sfida il piacere per cercare una nuova autoaffermazione. Un cambiamento c'è anche nella concezione della figura femminile, vedremo poi qualche opera, dove da donna desiderata di piacere, ornata di bellezze e di vestiti sfarzosi, immersa anche o nei salotti oppure nella natura, diventa invece associata all'orrore, perché la trasformazione che ha la donna, quindi il bell'oggetto, diventa invece lo strumento del piacere perverso. Inoltre, alcuni dell'epoca si interessano addirittura agli spettacoli funebri per vedere la sensazione che questo dà. E nel contesto di ozio in cui domina assoluto il principio di piacere, ci si attacca agli oggetti, alle creature, per includere nell'arbitrio del desiderio con tutte le sue sfaccettature. Si passa quindi dall'esperienza libertina a provare tutte le forme di piacere ed erotismo solo per vedere la sensazione che da qui ne scaturisce. E quando questo atteggiamento di piacere diventa estremizzato, è come se la coscienza tornasse a una fase infantile in cui non può distinguere tra sé e altro, ciò che è sé e ciò che è degli altri. E in questo modo è come se volesse il piacere in tutte le sfaccettature e in tutti gli spazi del mondo. È una sorta di capriccio estremizzato. L'individuo quindi diventa prigioniero del suo sogno e di questo apparente idillio e non riesce ad accedere al reale. Nella seconda metà del Settecento si assiste quindi a una volontà espressa anche tramite la violenza, parliamo della Rivoluzione francese, appunto. Ma non è il bisogno in sé di violenza a far approdare poi alla volontà, partendo dal piacere alla volontà e anche alla libertà, ma quanto il fatto che è necessario tendere a questa libertà e che gli amanti del piacere perverso hanno terrore della libertà perché richiede di essere sostenuta e richiede una verifica continua, tipica forse dell'età adulta. E quindi sono terrorizzati dall'epoca dei lumi, che richiede di tenere conto dei limiti del piacere e che non lo estremizza, come invece fanno gli amanti del piacere perverso. Di certo il lusso è sempre la cornice dei nobili di allora, a cui il borghese comunque tenta di accedere. Abbiamo già detto che il ricco è fatto per spendere sostanzialmente. E questa funzione, insomma, di circondarsi di ornamenti, di vestiti, di decorazioni, servono a saturare l'ambiente vitale per identificare la propria vita proprio con questo splendore di cui ci si è circondati.
Bisogna imitare la natura, ma questo termine ha diversi significati. Nel Settecento chi vuole avere ragione invoca la natura. E nell'età barocca i fisici, i geometri e i filosofi hanno avuto ragione. L'universo è infinito, non esiste più la concezione passata di vedere il mondo e l'universo. Galileo, col cannocchiale, ha allontanato i confini fino allora stabiliti e allo stesso tempo conosciuti. Lo spazio non è più gerarchico dall'alto verso il basso. Non Roma, Gerusalemme e il mondo stesso non sono più al centro di niente e non sono punti in cui orientarsi. Ogni punto equivale a un altro. Ecco allora che inizia il relativismo. Il Settecento è un secolo quindi relativista in cui ognuno può rivendicare il punto in cui si trova come centrale. Ogni coscienza può evocare il diritto di riorganizzare il mondo, partendo dal suo punto di vista e rivendicando il proprio interesse individuale, ha una condizione, cioè che riconosca di questo la reciprocità. Anche la scienza vive queste trasformazioni. Newton afferma che Dio è una sfera infinita e che il suo centro è ovunque, e quindi la periferia è in nessun luogo. Lo spazio si presta alla misurazione della velocità, delle masse e delle relazioni, quindi vengono svelate le leggi che governano la natura. I calcoli svilupperanno ad esempio la meccanica. Il punto di vista è quindi sia contemplazione sia leva trasformatrice. Già l'aveva detto Archimede secoli prima: datemi una leva e vi solleverò il mondo. Tra lo spazio e il tempo, che sono spesso le due unità di misura, qui cambia lo spazio. Diventa la meta conquistatrice delle imprese dell'uomo e anche dell'affermarsi del dominio della ragione. L'irrequietezza dell'uomo settecentesco spingerà a moltiplicare le imprese di forza dell'essere umano. Lo spazio neutro, che quindi non sarà più così riempito, diventerà poi lo spazio della tecnica. Quest'ultima si affaccia nel Settecento e si affermerà 2 secoli dopo. Nel cambiare il rapporto con la natura, cambiano anche il commercio e l'industria che gettano le loro basi sistematiche. Con le nuove leggi esplorate e conosciute dall'uomo, a quest'ultimo sembrerà di dominare la natura e così facendo di porre la sua giustificazione per l'accumulo delle ricchezze. Tutto questo però non avviene in un lampo, c'è ancora tempo per la moda, per le feste, per la rappresentazione del piacere, per il rapporto appunto con la natura, ovviamente secondo il gusto dell'epoca, prima dell'affermarsi comunque della tecnica, della meccanica e di una nuova concezione e dominazione dello spazio. Il cambiamento dello spazio che plasma la società si vede dalle strade. Esse si moltiplicano così come gli scambi che vanno tra le varie città e tra le campagne e la città. E anche con i nuovi mezzi dell'agricoltura sperano tutti di arricchirsi. Il nuovo commercio, i nuovi sviluppi in agricoltura sono tutti aspetti dello spazio da parte del lavoro umano. E questa forza socio-economica, borghese e industriale, che scopre quindi il suo linguaggio, i suoi metodi efficaci, quindi la sua attrezzatura mentale. In un'altra parola, trova una ideologia, la quale è incentrata, questa ideologia appunto, al rendimento e ai valori di scambio. L'immagine nel frattempo ha una parte molto importante. L'universo intero viene stampato, disegnato, colorato. Anche le piante vengono collezionate. La natura dipinta, il fine di replicare la natura e suscitare un sentimento. È anche un periodo in cui nasce la cosiddetta pittura di genere. Vengono fatti disegni, ritratti, nature morte. Si cerca anche di imitare la natura, perché ci si rende conto che non esiste alcuna forza così creatrice e diversificatrice come la natura, appunto. Thank you.
volti umani sono espressione di sentimenti, ma anche di quella potenza diversificatrice ineguagliata della natura. Leibniz osserva: non esiste un volto uguale all'altro, mille volti, mille stati d'animo. La nostra vita è fatta di sensazioni, di passioni, di volontà. E così come varia il mondo, varia l'uomo. Ogni io è una moltitudine di esseri differenti. L'ottimismo della filosofia dei lumi, l'illuminismo, autorizza ogni uomo, purché faccia un retto uso delle facoltà ricevute dalla natura, a contrastare gli errori e i pregiudizi anche quando questi sono consacrati da una tradizione secolare di obbedienza. E questo cambiamento, questa possibilità dell'uomo di ragionare non lo deve affatto isolare, questa ricerca della libertà non lo deve affatto isolare. Anzi, proprio per questo potranno incontrarsi e riconoscerci, nonostante i volti differenti, ovviamente è una metafora, potranno appunto incontrarsi alla luce di una ragione uguale per tutti. Ecco allora che il ritratto esprime sì una personalità, ma ancora in quest'epoca non può essere comunque disgiunto da quello che è il ruolo sociale. In un testo di William Blake, Matrimonio dal cielo all'inferno, tra l'altro un testo in prosa scritto subito dopo la Rivoluzione francese, Blake nel suo testo fa dire al diavolo che l'energia è puro piacere, puro diletto. E nell'arte che ritrae i volti, le espressioni e che rielabora comunque il concetto con la natura, in un secolo in cui abbiamo visto è già cambiato lo spazio, no? Con le strade che abbiamo detto prima, i contemporanei di allora pensano sì che la natura sia un'energia in divenire che non è mai stanca di produrre, ma soprattutto che essa non è più subordinata a un'autorità divina. Quest'ultimo concetto era già stato affermato nel Rinascimento, tra l'altro, che aveva trovato una formula tra l'epicureismo, cioè la ricerca del piacere, lo stoicismo e l'aristotelismo. Nel Settecento lo spirito dell'artista è l'immagine stessa in sé del divino. Se è vero che l'energia, la natura è in continuo mutamento, allo stesso tempo è la potenza più grande che esiste, in questo secolo appunto il concetto di forza comincia a sostituire il concetto di idea, la natura comincia a sostituire il concetto di Dio. Viene anche rifinito cosa si intende per genio. Kant definisce il genio come quella disposizione del temperamento, cioè dei tratti emotivi del carattere, attraverso i quali la natura impone le proprie regole all'arte. Genio non è solo l'attitudine a pensare, ma la presenza in ognuno di noi della potenza suprema, che a sua volta è energia. Il fatto che Blake faccia dire al diavolo l'energia è puro piacere, puro diletto, è anche un modo per escludere che l'energia invece sia anche scienza, ragione, gusto intellettuale, intuizione intellettuale. E l'essere umano nel muoversi, nel tendere alla ragione più che al piacere, trova dentro di sé uno slancio che tende alla ragione e che segue quindi la propria volontà. Questo slancio interiore è lo slancio più libero. Nel Settecento inoltre vengono ripresi anche dei miti, soprattutto il mito di Prometeo e di Pigmalione. Abbiamo visto che già viene ripresa la grecità, ma la grecità viene ripresa per soddisfare appunto il gusto dei nobili, mentre dopo la metà del Settecento e verso la fine del secolo alcuni miti greci vengono ripresi come appunto forma di temerarietà verso il potere della natura e come affermazione dell'esistenza dell'uomo che è padrone della sua volontà. L'artista può quindi creare una realtà in maniera totalmente autonoma. La libertà del creatore, di colui che fa arte, e la sua volontà sovrana deve esaltarsi e entusiasmarsi al fatto che coincide proprio con la necessità universale di ciò che esiste, di ciò che è creato. L'arte è quindi il prolungamento della fecondità della natura.
E in questo il pittore diventa il possessore della bellezza che fino ad allora era appartenuta solo al principe. I miti greci sono appunto ripresi anche come atti di eroismo e di volontà. Ora anche la proprietà privata cambia, non è più dovuta a un diritto di nascita, ma deriva dal lavoro e da coloro che sanno esaltare le bellezze del mondo. Solo a quest'ultimi spetta la bellezza. Con la natura, questo idillio ricercato è però poi impossibile. La natura, che rappresenta un po' la nostra parte materna, viene rappresentata appunto facendo anche delle feste all'aperto, ovviamente sempre dalla parte dei nobili, circondati da un paesaggio, si trova o quantomeno si cerca e si celebra l'armonia dell'uomo con la natura. La campagna diventa il luogo in cui fuggire le città corrotte e depravate dai signori ricchi e potenti, per rifugiarsi in una società in cui regnano la simpatia, la virtù, la giustizia e anche la fiducia. La ricerca di questo idillio però comporta quasi una scotomizzazione, una separazione dal resto della società, e questa separazione a quanto pare non dura a lungo. I dipinti riportano molte rovine e diversi paesaggi, sia come ricerca di unione con la natura, ma anche come affacciarsi di due sentimenti, la melanconia e la colpa, nonché anche il fatto di dipingere le rovine rimanda a qualcosa che riguarda sia l'oblio, cioè il voler dimenticare, ma sia anche il tentativo di ricordare qualcosa. La rovina diventa parte del paesaggio e la concezione dell'essere umano, che ricercava il piacere, ora si trova davanti alla malinconia, ma accanto a sé ha comunque la volontà, dentro di sé ha comunque la volontà, pensa in qualche modo di essere un essere effimero, e le rovine testimoniano anche questo. Così, tra le imprese umane che sfidano la natura e le sue diverse forme, la natura ricorda il suo strapotere e che noi andremo comunque incontro alla morte. Questi temi fanno sì che non ci sia più posto per il mito pastorale della concordia. I temi qui trattati sono piacere, lusso, nobiltà, borghesia, ordine e varietà, natura, cambio dello spazio, melanconia, volontà e ovviamente libertà. In un secolo, quello del 1700, dove pare che sia stato un secolo cosciente di essere molto aperto alle esperienze, e anche il modo in cui comunque si intravede quella che poi sarà la società dei consumi. Starobinsky, tramite il percorso dell'arte, passando dal barocco al neoclassicismo,
mostrerebbe come si passi, mostra come si passi da un piacere che non è più esito di un'azione virtuosa, ma principio fondante dell'esistenza umana. Per il nobile è motivo di fuggire la noia, perché hai tempo, lo spazio e il mezzo anche per sia per erudirsi, sia per utilizzare l'arte come piacere, come affermazione del proprio rango sociale. Per il borghese, invece, esso è motivo, fine, causa e fine del suo inseguimento di questi beni materiali e del fatto di potersi emancipare sia dal popolo e sia dalla nobiltà alla quale tende e alla quale cerca di sostituirvisi. Starobinsky ci mostra come quindi dal piacere si arrivi all'uso della volontà e della ragione. Queste due sono fondanti nel poter rendere l'uomo libero. L'arte cambia e appunto nel neoclassicismo, dove vengono ripresi anche i miti romani e greci, si riafferma la volontà dell'uomo di andare incontro al proprio destino e anche di stabilirlo. L'artista cambia anche perché adesso non è più dovuto a tenere ciò che vuole fare il committente. Certo, sarà ancora così, però è anche visto come il continuatore dell'opera diversificatrice, allo stesso tempo unitaria della natura. Dai piaceri effimeri, dalle prime esperienze di libertà, libertinaggio, si passa quindi all'uso della ragione e della volontà che restringono il piacere secondo il loro campo di azione. Nello scoprire le leggi che muovono la natura, l'uomo del Settecento crede all'inizio di poter aggirare la volontà della natura o tramite il comprendere le leggi meccaniche riuscire a subordinare la propria volontà. Questo non sarà proprio così, se ne accorgerà anche in futuro. Ma se l'uomo è condizionato dalla natura, egli ha comunque la possibilità di acquistare, tramite la scienza e la conoscenza, i mezzi che gli permettono di intervenire a sua volta sul corso naturale delle cose, delle cause e degli effetti. L'uomo può modificare se stesso, può educarsi oppure pervertirsi. Può cambiare faccia al mondo, abbellendola con il progresso, oppure farlo tornare in un caos primordiale. Le sue imprese saranno efficaci in quanto avrà rispettato le leggi naturali e le avrà fatte strumento del proprio desiderio. Ed è qui che inizia anche l'ampliamento del sapere tecnico dell'essere umano. È l'inizio dell'idea del dominio non solo di sé, dell'uomo, tramite la ragione e la volontà, che prima non erano così centrali, ma anche della possibilità dell'uomo di dominare il mondo, almeno come idea. E così, possedendo la conoscenza della legge naturale e cogliendo nell'atto della conoscenza la leva della libertà sostanziale, l'uomo può dedicarsi a un'opera creatrice o trasformatrice. L'avvenire è aperto a nuove forme d'arte, a nuove imprese utilitarie, iniziano i telai, le macchine a vapori e si parla di città ideali. La conoscenza e la scienza superano il piacere, donando orizzonti nuovi, dominati dalla volontà e dalla ragione, dall'impiego della meccanica e anche della tecnica, nonché dalle nuove imprese umane, il tutto senza padroni. Il piacere non è che scompare del tutto, è che tramite la ragione e la volontà è l'inizio questo della libertà. Il testo di Starobinsky si chiude con un dipinto di Francesco Guardi intitolato Ascesa di un pallone aerostatico nel canale della Giudecca a Venezia del 1791, dove questo pallone fluttua osservato dalla riva da questi nobili con la maschera e il tocco dei nobili rococò, ancora intenti a guardare qua e là attimi sparsi e a simboleggiare in qualche modo l'arrivo della scienza di una nuova epoca della ragione e della libertà. È l'uso della ragione, della volontà, che attesta quindi la libertà dell'uomo. Quel pallone rappresenta come figura simbolica una volontà liberata in società dal ripiegamento sul piacere e poi che permette all'uomo tramite la ragione di conoscere se stesso e conoscere i vari fenomeni del mondo e tramite la volontà di dirigersi dove più ritenga opportuno. L'Ottocento sarà un secolo in cui comunque l'uomo vorrà crescere la propria scienza e impiegare comunque la propria ragione. È diventato cosciente che volontà e ragione comunque gli appartengono. Di a poco, alla fine di quello che sarà stato il vissuto napoleonico, inizieranno anche gli scontri e gli incontri tra le nazioni, per Starobinsky proprio degli scontri propri e veri e propri di volontà. L'universo da poco si è scoperto che è infinito e in tutto questo divenire in cui l'uomo è cosciente di essere libero, si muove ancora tutt'oggi il nostro destino.